Anticipazioni tempesta d'amore. Eric fa una confessione significativa. Lunedì, 13 novembre 2023. Josie e Paul vivono una notte di passione. I due, pur non essendo una coppia a tutti gli effetti, si rendono conto che niente e nessuno potrà più dividerli perché si appartengono. E, scritto nel destino, preferiscono, però, valutare il corso degli eventi prima di uscire alla luce del sole. Michael, nel frattempo, vive un momento di grande confusione in quanto proprio non riesce a togliersi dalla testa Caroline. Nonostante questo, teme di perdere Rosalie. E, attraverso un messaggio, le fa sapere di essere profondamente pentito. Rosalie si convince che la vicenda sia ormai conclusa. Quindi ringrazia Raphael per tutto quello che ha fatto per lei e gli dice che non ha più bisogno di lui. L'uomo, però, non ha alcuna intenzione di lasciarla andare. E, attraverso un discorso accorato, la invita a non fidarsi del suo compagno. Potrebbe tradirla ancora. Martedì, 14 novembre 2023. Max e Vanessa sono grati ad Alphonse e Hildegard per l'impegno profuso nei loro riguardi. I due si sono trasferiti presso un nuovo appartamento e sono più felici che mai. Caroline, nel frattempo, con la sua disponibilità e voglia di fare, entra nel cuore dei Sombichler che la aiutano a risolvere una situazione molto difficile. Werner cerca di trovare un modo per raccogliere importanti notizie sui nuovi azionisti a cui Arian ha ceduto le proprie quote. E decide di appellarsi ad Eric, verso il quale la Kallenberg ha una innegabile attrazione. Christoph, intanto, cerca di trarre vantaggi personali dai nuovi comproprietari. Shiren non smette di guardare la foto di Jerry pubblicata sulla homepage. Josie teme che la sua amicizia con la Sealand possa sgretolarsi a causa della sua storia segreta con Paul. Yvonne nota che sua figlia è in ansia ed escogita un piano. Mercoledì, 15 novembre 2023. Esattamente come ritenuto da Shiren, anche un valente fotografo ammette che Jerry ha tutte le carte in regole per diventare modello. Henning ridicolizza tutta la vicenda e litiga con la fidanzata. Lei, però, vuole dimostrargli che si sbaglia di grosso e carica una foto del Richter sui social per ottenere consensi e incoraggiamento. All'inizio, nulla di tutto ciò si verifica ed il sommelier non può che cantare vittoria. Poi, ecco che qualcuno si mette in contatto con Jerry. Tra Yvonne ed Eric ci sono dei giochi di sguardi che lasciano intendere che siano ancora profondamente attratti l'uno dall'altra, nonostante le mille avversità. Alphonse ed Hildegard sono sempre più felici di come Max e Vanessa stiano gestendo la loro relazione. Si avvicina l'esame pratico per Josie. Riuscirà a diventare esperta di cioccolato ed a realizzare il suo sogno di carriera? Giovedì, 16 novembre 2023. Yvonne vuole sorprendere sua figlia con un party tutto per lei. Eric non può aiutarla con i preparativi in quanto deve partire per lavoro. Inoltre, teme di mancare ai festeggiamenti. Yvonne lo rassicura e lo aiuta a risolvere alla grande un problema che sembrava impossibile. Il giorno seguente, a causa di un guasto alla macchina, il Vogue è costretto a salire sulla bici della Klee. Sebbene non sia molto entusiasta di sistemarsi sul portapacchi, l'impegno di Yvonne nei confronti della figlia lo impressiona piacevolmente. Dal momento che il bacio con Paul sulla torre non è avvenuto, Josie teme che sia di cattivo auspicio per la loro relazione. Quindi non riesce a concentrarsi durante l'esame pratico e commette un errore. Paul arriva improvvisamente e la sorprende con un portafortuna, una cartolina della torre con un messaggio per lei. Venerdì, 17 novembre 2023. Yvonne rifiuta Eric, vuole sposare Christoph per condurre finalmente una vita agiata. Non sa, però, che l'albergatore non ne ha la minima intenzione. Shiren spiazza Jerry con la notizia che un'agenzia pubblicitaria vuole ingaggiarlo come modello. Spronato dalla sua amica, il Richter accetta l'offerta. Max esprime i suoi dubbi riguardo alla faccenda e cerca di proteggere suo fratello. Jerry, però, è molto determinato e cerca il sostegno di Alphonse e Hildegard. Rosalie chiarisce a Raphael di essere riuscita a raggiungere il suo scopo grazie a lui. Pertanto, vuole bloccare le loro uscite insieme. L'uomo, però, sente di provare una innegabile alchimia per lei e intende proseguire la frequentazione. Michael scopre casualmente come e perché l'accompagnatore sia arrivato presso l'hotel a 5 stelle.
insospettito, decide di affrontarlo. Sabato, 18 novembre 2023. Michael scopre che Raphael è un accompagnatore e che ha lavorato per conto di Rosalie. Quest'ultima voleva solo farlo ingelosire per allontanarlo da Caroline. Il dottore, sebbene scosso, decide di non affrontare il rivale e di concentrarsi sulla sua relazione con la Engel, tagliando ogni minimo contatto con la Lamprecht. Non sa che, però, Raphael, sinceramente attratto da Rosalie, ha organizzato un picnic romantico solo per lei nel bosco. Quando Michael lo viene a sapere, affronta la compagna senza alcuna esitazione. Ne segue una forte discussione ove la donna, distrutta, si rifugia tra le braccia dell'accompagnatore. Eric confessa a Jerry di amare Yvonne. Siccome si tratta di un amore impossibile, decide di dimenticarla. Ma si sa, al cuor non si comanda, e tutto può ancora succedere tra loro durante la festa per la promozione di Josie. Domenica, 19 novembre 2023. Al party organizzato in onore di Josie, Shireen osserva un gesto molto tenero e romantico tra l'amica e Paul. Insospettita, decide di affrontarla a muso duro. Che cosa sta nascondendo? Ha forse una relazione segreta con il Lindbergh incurante delle condizioni di Constanze? Josie, alla fine, confessa di vedere Paul segretamente specificando, però, di volergli essere solo buona amica. Poi, la Clee si ritrova in conflitto con Henning in merito a quanto successo sulla torre. I Sombichler sono contenti che la convivenza di prova tra Max e Vanessa stia andando alla grande. Quando la giovane spera di trascorrere una bella serata con Max, ecco che inizia a piovere a dirotto. Il tetto della casetta cede. Animato da forza e coraggio, il Richter prova a risolvere il problema senza affidarsi a nessuno. Alla fine, è la Sombichler a trovare la soluzione giusta,